Buongiorno a tutti, eccoci qua live per parlare di un argomento che mi sta molto molto a cuore. Parlo dell'evento nazionale, il primo evento che facciamo noi di Specchio Dinamica. Tutta la community insieme finalmente si ritrova e abbiamo organizzato questo piccolo evento che insomma sta dando delle grandi soddisfazioni. Scusate un attimo, mi metto a posto questa cosa. Ok, sta dando delle grandi soddisfazioni perché siamo partiti con l'idea di fare una cosa piccolina. Pensavamo a un centinaio di persone, perché poi, dopo tutto, chi fa parte della community è in diverse parti d'Italia. Noi ogni 3 mesi ci incontriamo e facciamo un pranzo insieme. Cambiamo sempre città. Siamo stati in diverse città, Firenze, Roma, Bologna, Milano, insomma un pochino dappertutto, persino Monopoli. E ho sempre tenuto da parte Torino, che è la mia città, per fare l'evento nazionale. So che Torino è collegata abbastanza bene, ma non benissimo come potrebbe essere Milano o altre città, quindi ho pensato più o meno arriveranno un centinaio di persone a questo evento. Intanto vedo un po' di amici, Adolfo, ciao Adolfo, Remo. Tra l'altro Adolfo e Remo saranno sul palco con noi, Emiliano, Alfredo. E niente, cosa succede? Pensavo di organizzare questa cosa a un centinaio di persone, quindi ho detto, vabbè, prendiamo la sala un po' più grande, la prendiamo da 200, anzi questa sala è 220 posti, quella che abbiamo scelto. Ho detto, abbiamo la possibilità di mettere le sedie un pochino più larghe, laddove non arrivassero tutte le persone, possiamo comunque allargare le sedie e far sembrare la stanza piena. Anche perché avevo questa preoccupazione, ho detto, magari è brutto che la stanza è troppo grande e le persone magari non la riempiono tutta. Invece cosa è successo? È successa una cosa straordinaria, che dopo pochissimi giorni che abbiamo annunciato tutto, siamo andati sold out. Quindi cosa è successo? Abbiamo 220 persone in sala a tappo e abbiamo ricevuto una valanga di richieste. Avremmo potuto tranquillamente riempire una sala da 300-350 persone, quindi l'anno prossimo ci organizzeremo sicuramente molto meglio. Vorrei parlarvi intanto, per chi ci sarà o per chi vorrà poi partecipare l'anno scorso, per chi quest'anno purtroppo non ha potuto partecipare, vi descriverò un pochino quello che sarà la struttura dell'evento, vi parlerò di chi sono gli speaker, di cosa parleranno, giusto per farvi più o meno avere qualche informazione. Poi l'anno prossimo sicuramente faremo qualcosa di un po' più grande, lo faremo probabilmente a Rimini. E si pensa a una stanza da un migliaio di persone, perché comunque la community continua a crescere. Noi oggi siamo 400 all'interno, probabilmente entro fine anno arriveremo intorno ai 500. L'anno prossimo, se diciamo, la crescita continua così, nonostante facciamo passare una persona su quattro, dovremo arrivare intorno alle 1000 persone. Quindi è assolutamente pensabile di fare un evento da un migliaio di persone. Intanto saluto anche Antonio, Samuel, Davide Notto. Ciao Davide, è un po' che non ci vediamo. Damiano Conte. Allora, vi parlo un attimo di quello che è l'evento, così mi dite anche voi se vi va nei commenti cosa ne pensate, anche perché è stata una sfida abbastanza interessante. Allora, non è questo. Aspettate un attimo, che recupero questo qui. Dovrebbe essere questo. Sì. È stata una sfida molto interessante. Perché nella vita facciamo tutt'altro e non ci siamo mai appoggiati a, cioè non ci siamo appoggiati ad una società che organizza eventi, quindi abbiamo fatto un pochino tutto da noi in casa, come si dice. E questo da una parte è stato veramente molto stressante, ma oggi che siamo a quasi una settimana, perché ormai è il 24, 8 giorni, quindi sabato prossimo ci sarà l'evento, siamo contenti perché più o meno siamo riusciti a organizzare, incastrare tutte quante le cose, avremo Alessandro Pasquale, che adesso poi vi taggo chi sono gli speaker, le persone che parteciperanno nel copy della diretta. Alessandro Pasquale, che è un agente immobiliare, un amico, una persona che si muove molto bene sui social, è molto bravo a fare le interviste. Gli ho chiesto di venire all'evento, avrà uno spazio riservato dove potrà fare le interviste alle persone che fanno parte della community, perché magari dall'esterno ci sono persone che vogliono sapere cosa facciamo. Quali sono i risultati che otteniamo, come ci muoviamo all'interno, perché è una realtà molto nuova e sta suscitando interesse. A oggi vi dico, io personalmente ricevo una valanga di domande, richieste, cose, non riesco nemmeno più a rispondere a tutti, ho dovuto delegare allo staff perché comunque quello che stiamo facendo muove l'interesse delle persone e soprattutto muove le operazioni immobiliari, perché a oggi noi facciamo
una media di investimento mensile di 1,5 milioni di euro e siamo soltanto all'inizio, quindi stiamo facendo parecchie operazioni. Tra l'altro, ieri ho condiviso il primo vlog dove ho mostrato una giornata tipo da investitore immobiliare, dove sono andato a Bologna da Filippo Torre. Filippo sarà un altro speaker dell'evento. E abbiamo fatto vedere un atto, quindi abbiamo acquistato l'immobile, abbiamo dato l'incarico all'impresa di ristrutturazione, che tra l'altro il venditore è un costruttore, quindi ha fatto lui l'impresa di ristrutturazione, farà lui la ristrutturazione. Insomma, c'è stata una cosa molto interessante e oltretutto sia lui che il figlio hanno conosciuto la nostra realtà e hanno chiesto entrambi di entrare all'interno di Specchio Dinamica, quindi è una cosa molto particolare. Intanto vedo, allora, ciao Davide, Davide dice... Sei un esempio non solo per chi opera nel settore immobiliare, ma per tutte le persone che vogliono comunicare online. Grazie Davide, grazie mille. Tra l'altro ti sto seguendo, vedo tutte le cose che fai nei parchi tematici. Insomma, se siete interessati ai parchi tematici, parchi divertimenti in giro per l'Europa e per il mondo, seguite Davide perché fa un lavoro straordinario sotto questo aspetto. Difatti, se partiremo con i bambini, tu sai che è una famiglia abbastanza grande, la prima persona alla quale chiederò lumi e consigli su quale parco visitare e come muoversi sarai sicuramente tu. Quindi sappi che o ti telefono o ti vengo a trovare per questo. Allora, tornando a noi, chi saranno gli speaker? Allora, innanzitutto, cosa molto diversa rispetto a qualsiasi evento. Normalmente si va ad un evento, si trovano dei formatori, delle persone che hanno dimestichezza nel condividere contenuti. Quindi poco tempo fa io sono stato al bootcamp con Marco Montemagno. Insomma, Marco è un comunicatore straordinario, tra l'altro è il mio mentore online, quindi la persona che mi ha guidato in tutti i passaggi che ho fatto. E lui è stato 2 giorni sul palco, ma ha una capacità e una padronanza comunicativa straordinaria. Quindi quando vai a un evento di quel tipo hai uno speaker che ti tiene incollato per 2 giorni di seguito. Poi sono passati anche altri amici sul palco come Luca Mastella e tanti altri, con competenze non soltanto, diciamo, tecniche, ma competenze anche di come stare sul palco, di public speaking, di riuscire a trasferire i contenuti, perché sono abituati a farlo anche con quella modalità, magari perché hanno fatto tanti video, perché hanno fatto diversi eventi, quindi sanno come muoversi sul palco. Quindi quando si va a un evento, poco prima di quello sono stato a Autorevolezza Live con Valerio Fioretti, anch'io ero uno degli speaker, ma c'erano delle persone straordinarie che hanno fatto gli speaker, poi Valerio, insomma, anche lui è un grandissimo comunicatore, e quando vai a questi tipi di eventi hai delle persone sul palco che hanno la padronanza del palco e quindi trasferiscono le informazioni in una modalità che sappiamo bene funzioni. Per quanto riguarda Specchio Dinamica, essendo la community degli investitori, ho pensato di non portare speaker, perché comunque non avrebbero avuto senso speaker esterni. Ho voluto dar voce alla community. La nostra community parte, per ovvi motivi, monocentrica sulla mia persona, ma sta diventando sempre più multicentrica. Questo è l'obiettivo, perché la forza di quello che facciamo è data dalle persone che compongono la nostra community. Quindi ho deciso di dar voce a tutti loro. Io farò 2 piccoli interventi, sarò uno degli speaker anch'io, anzi, più che uno degli speaker, il presentatore, che non ho mai fatto non ho mai ricoperto questo tipo di ruolo, spero di riuscire a farlo discretamente, e la community è protagonista. Ognuno di loro ha competenze specifiche in materia, a seconda del proprio dominio di competenza, e ho chiesto loro di essere sul palco, quindi faranno degli speech molto brevi, saranno speech da 15 minuti con un timer, quindi saranno obbligati a stare all'interno di questo timer. Alla fine di questi 15 minuti si fermerà lo speech e ci sarà una sessione di domande e risposte con il pubblico e con me, quindi arriveranno 2 sgabelli sul palco, domande e risposte, di andare, 22 speaker così. Quindi è una cosa molto concentrata. Per chi è interessato al mondo degli investimenti immobiliari, sicuramente sarà una botta tremenda di informazioni. Penso che sarà anche difficile prendere gli appunti a sufficienza per tutto, anche perché saranno tantissime tematiche differenti. E poi credo che ci sia un'adrenalina e una parte emozionale molto forte, proprio perché la maggior parte delle persone che saranno sul palco non sono abituate a stare sul palco. La maggior parte di loro non è nemmeno mai salita su un palco. Quindi la loro emozione, la loro adrenalina sicuramente arriverà a tutte le persone che saranno in sala. E questo credo possa essere qualcosa di unico, perché comunque intanto vedo anche Daniele Monterosi. Daniele, oltre ad essere un caro amico, è un bravissimo attore, ci sta dando una mano in tutto questo. Abbiamo fatto una,
una call insieme su, all'interno della community, e lui ha dato indicazione alle persone dicendo guarda, devi fare questo piuttosto che quello, muoviti in questo modo. Insomma, è stato preziosissimo e Daniele, speriamo di essere all'altezza di quello che sono state le tue indicazioni. Salvatore dice: come sai, sono un ingegnere civile Property Finder e ti seguo con piacere, anzi mi hai aperto gli occhi su alcune situazioni. Grazie mille Salvatore, mi fa molto piacere quando i contenuti che condivido, magari direttamente io o attraverso la community, possono essere in qualche modo d'aiuto alle persone, perché comunque sembra abbastanza banale, ma alle volte si toccano degli argomenti che anche per gli addetti ai lavori, io stesso sono il primo in questo, per gli addetti ai lavori magari non c'è tantissima competenza, proprio perché magari quella cosa non si è mai fatta o magari non abbiamo mai incrociato quella tipologia di attività, e magari ascoltando un video o ascoltando, io faccio molti video anche perché comunque dentro la community vivo quello che sono le attività svolte dalle persone di Specchio Dinamica, e quindi porto anche fuori informazioni di questo tipo. Quindi io sto imparando tantissimo ogni giorno da questo gruppo di persone. E oggi siamo pronti per l'evento, quindi tornando a noi, speech da 15 minuti. Finito lo speech, domande e risposte, una sessione di 5 minuti e poi via un altro. Adesso vi racconto un po' chi sono le persone che faranno parte di questo paniere di speaker. Allora, Tony Giuliano ci parlerà della cessione del credito al temporary manager del venditore. Quindi Tony è un professionista che aiuta, diciamo, privati ed aziende a gestire la cessione del credito. Lui riesce a farti acquistare il credito, a venderlo, si occupa di trattative extragiudiziali, saldo e stralcio, negoziazioni con le banche, il sottostante è sempre l'immobile, ma si parla di finanza immobiliare, quindi un argomento molto interessante. Soprattutto interessante perché le persone che saranno sul palco sono persone che non dicono quello che si deve fare, ma sono persone che fanno questo tipo di attività. E quindi è un cambio di paradigma, cioè non è la persona che ti dice guarda, devi fare questo, devi fare quello perché si fa così e così. No, sono le persone che fanno queste cose e ti dicono guarda, ho fatto questo, lo sto facendo in questo modo, sto ottenendo questi risultati. Questo è il modo, secondo il mio punto di vista, migliore in assoluto per poter imparare qualcosa, perché si va veramente alla fonte, cioè non sono informazioni commerciali di chi ti deve vendere qualcosa, ma sono informazioni di chi sta facendo quel tipo di progetto e programma. Quindi credo che per chi sarà in aula il 24 novembre a Torino avrà veramente una botta di informazioni molto molto importante. Dopo Tony Giuliano abbiamo Max Basso. Molti dei nomi che io vi dirò, anzi forse la maggior parte, tranne qualche caso rarissimo, voi non li conoscete, perché sono persone che fanno investimenti immobiliari, operano nel mondo degli investimenti immobiliari, sono all'interno della community, fanno numeri, però non hanno una presenza online, non hanno una presenza web. E noi l'evento poi lo registreremo tutto quanto, diffonderemo delle clip, insomma cercherò di dare visibilità per quanto sia possibile a tutte queste persone, perché se lo meritano, perché comunque è gente che magari non ha una costanza come posso avere io, postare continuamente contenuti, però hanno le competenze. E a me questo piace, io sono una persona molto pratica, cioè amo stare vicino a chi fa le cose, che poi uno può farle nel modo giusto, nel modo sbagliato. Per esempio Max è una persona che ci parlerà di alcune delle sue operazioni e anche di alcune operazioni iniziali che non gli sono andate bene. Ma questo è un valore straordinario, perché se una persona ti racconta gli errori che ha fatto, tu, se magari sei un aspirante investitore immobiliare o anche se sei un investitore, quegli errori non li fai più soltanto perché hai saputo che li ha fatti lui, quindi impari anche dagli errori degli altri. Poi Max ci parlerà anche della sua evoluzione, perché poi ha fatto degli errori come tutti, ma poi piano piano ha affinato, è entrato nella community, ha iniziato a condividere, ad imparare, e adesso sta andando molto molto bene, quindi ci porterà una testimonianza importante. Poi abbiamo Maurizio Toccoli è un imprenditore, è un agente immobiliare, credo, non so se è al patentino, forse sì, ha comunque diverse agenzie immobiliari nella zona di Trento, e oltre a fare operazioni immobiliari, a fare intermediazione, utilizza una tecnica molto interessante, che è quella dell'opzione d'acquisto. Infatti quando ho conosciuto Maurizio mi ha spiegato questa cosa, gli ho detto cavoli, è veramente interessante. Lui riesce a opzionare un immobile senza dare denaro, quindi si prende del tempo, acquisisce la documentazione e si prepara per poter rivendere successivamente o acquistare lui direttamente questo immobile, ma spesso riesce a opzionare e cedere l'immobile
senza far uscire capitali. Quindi questa è una tecnica naturalmente raffinata, è una tecnica comunque che non tutti sono in grado di utilizzare. Lui stesso mi diceva, ho delle agenzie immobiliari, ho degli agenti immobiliari nel mio team e non tutti riescono sempre a far passare il concetto di questa tipologia di investimento immobiliare. Lui lo fa però comunque, io ho visto i documenti, le persone che sono all'interno di quella sala che saranno sul palco sono tutte persone che conosco personalmente e che ho visto quello che realmente fanno, carta alla mano, cioè noi siamo una community che fa numeri, quindi chi sarà lì saranno persone che hanno ottenuto risultati, stanno ottenendo risultati, quindi questo è veramente molto molto importante. Allora, Davide Notta dice, domanda, ma c'è ancora posto per l'evento? Mi è venuta voglia di venire. No, Davide, guarda, purtroppo ti dico, avevamo 220 posti, io pensavo che la sala nemmeno si riuscisse a riempire, avremmo tranquillamente potuto riempire una da 300-350 posti. Ancora tutt'oggi stiamo ricevendo un sacco di domande, possiamo venire? Purtroppo no, non c'è spazio, tu sei un amico, ti avrei portato molto volentieri, ma siamo a tappo, proprio veramente stiamo cercando di... far passare per quanto riguardano, perché faremo il catering, due pause caffè con diciamo dolce e salato, i tecnici e le hostess e tutto quanto, perché non erano state calcolate, cioè io ho contato 220 in platea appunto, però invece ci sono anche diciamo gli addetti ai lavori che comunque faranno parte del buffet e di tutto il resto, quindi siamo strettissimi. Davide, purtroppo no, ma la prossima sì. La prossima penso l'anno prossimo di fare un evento, probabilmente a Rimini o da quelle parti, e portare un migliaio di persone per 2-3 giorni. Insomma, c'è una cosa fatta veramente molto molto bene. Valentino Forlati dice, ciao, ho conosciuto questa realtà grazie al tuo libro. Ti faccio i miei sinceri complimenti per quello che hai fatto e che stai facendo. Grazie Valentino, grazie molte. Ti dico, la cosa positiva che sono riuscito a fare, più di tutte, è stata quella di riuscire a coinvolgere persone più brave di me. Questa è la cosa che ritengo di essere riuscito a fare meglio. Per il resto la community sta crescendo grazie alle persone, al valore delle persone che ci sono dentro. Voi magari mi vedete come frontman, ma tutto quello che cresce, tutto quello che va è uno grazie al team e due grazie alle persone che ci sono dentro. E ognuno diventerà sempre più protagonista, perché è giusto che sia così. Quindi io sempre più un passicino indietro e loro sempre più un passo in avanti. Tornando a noi, allora, Maurizio Tocco, le opzioni d'acquisto ve ne ho parlato. Poi abbiamo Andrea Vendola, un investitore molto giovane di Torino, molto bravo. Lui acquista immobili e li mette a reddito, reddito a studenti. Sta facendo sia per immobili acquistati e messi a reddito che immobili presi in sublocazione e messi a reddito a studenti. Andrea sta facendo numeri veramente importanti. E anche lui non è molto conosciuto come tutti quelli che fanno parte della comunità ad oggi, ma piano piano emergeranno. E è un ragazzo che ci spiegherà quelle che sono le sue tecniche, come si sta muovendo, nonostante la sua giovane età, vedrete che vi dimostrerà con i fatti che si possono fare operazioni, si può crescere. Lui è molto metodico, molto preciso, puntuale, molto bravo. E quindi avrete modo di conoscere queste tecniche. Poi abbiamo dopo Carmine Memoli. Carmine è l'unico fuori, un attimo fuori contesto, se così possiamo dire, perché Carmine è, diciamo, il mio direttore marketing, responsabile marketing, se nonché amico e braccio destro nello sviluppo di tutto quello che stiamo facendo. Lui è la persona che è dietro a tutte le sponsorizzazioni, è dietro a tutta la parte del marketing, comunicazione, insomma, e parlerà di... Carmine parlerà di attirare, educare e vendere le tre fasi del marketing, quindi ci parlerà di marketing, ci parlerà di digital, perché poi oggi più o meno un po' tutti tocchiamo questi temi, anche se sono, diciamo, dentro il gruppo non soltanto investitori immobiliari, ma ci sono magari avvocati, commercialisti, notai, abbiamo delegati alla vendita, insomma, tante figure che, essendo professionisti, hanno bisogno anche oggi di posizionarsi attraverso i social, attraverso l'online. E Carmine ci darà delle indicazioni in questa direzione. Poi abbiamo Pasquale Castaldo. Pasquale è un altro amico di Torino, lui è un costruttore che ha fatto numeri e sta facendo numeri veramente importanti. Quindi ci parlerà di una case history, di un immobile che lui ha preso, ha, diciamo, abbattuto il basso fabbricato, acquistando l'area e tutto quanto, l'SLP, e ha costruito una delle sue tante palazzine, perché lui ha fatto tantissime operazioni e continua a farle. Quindi ci spiegherà esattamente quelli che sono i passaggi per acquistare un terreno, quelli che sono i progetti, come ci si comporta con il comune,
l'inizio della costruzione, lo sviluppo, la vendita, insomma, ci sono tante, tante informazioni, per carità, condensate in 15 minuti, perché questi speech sono molto brevi, però ho chiesto a loro di andare proprio al succo, un po' come si fa con la legge di Pareto, insomma, 80-20, cioè il 20% delle informazioni che danno l'80% del risultato. Quindi molto sintetici, cercare di stringere al massimo, portare al succo per dare più informazioni possibili alla platea. Cosa interessante, non vendiamo nulla. Quindi, stranamente, è un evento per la community, verso le persone, quindi non ci sarà nessun tipo di commercializzazione di nessun genere, quindi non si vende nulla, non ci sarà nessun tipo di ultimo giorno per l'offerta, nulla. Saremo lì insieme per condividere esperienze, per far passare contenuti e dare valore agli altri, perché proprio è questo il concetto fondamentale della nostra community. Io l'ho detto diverse volte, cioè il bello che noi abbiamo all'interno è che ipotizziamo che ci sia una scala di competenze, quindi io sono al posto numero 7, quindi conosco 7 di competenza, accanto a me c'è una persona che conosce 5 e sopra di me c'è una persona che conosce 8, per esempio. Io che conosco 7 aiuto chi conosce 5, ma senza avere, diciamo, qualcosa in cambio. Aiuto questa persona perché è un livello più basso del mio e do le mie competenze a lui per farlo crescere, per farlo salire. Di conseguenza, chi è 8 aiuta me e anche lui in maniera, diciamo, non per avere qualcosa in cambio, ma semplicemente perché ci sarà quello a 10 che aiuterà lui. Quindi si dà aiuto e supporto a chi è un livello inferiore e in automatico si viene aiutati da chi è un livello superiore. Questo alimenta un circolo virtuoso potentissimo. Potentissimo perché non diventa più la cosa io ti do questo, ma tu che cosa mi dai in cambio? Io ti vedo, hai bisogno, ti aiuto. E gli altri vedono me, aiutano me. Quindi questo sistema, questo meccanismo molto etico, è molto diverso da quello che, diciamo, può essere quello che si vive oggi. Perché oggi spesso faccio questo se ottengo quello, se no non faccio niente, cavoli tuoi. Non è un ambiente che mi piace. Invece noi ci stiamo aiutando molto, valori etici molto, molto importanti. Andiamo avanti. Allora, Daniele dice, fantastico, io devo andare, vi continuo a seguire se serve in questi giorni. Un caro saluto, grazie Daniele, grazie mille, sicuramente ti farò una telefonata perché avremo ancora bisogno di te in qualche modo, comunque grazie ancora. Allora, andiamo avanti. Dopo Pasquale Castaldo avremo Erika Giovaruscio. Erika è una persona non soltanto di Specchio Dinamica, ma che è entrata anche nel progetto Mastermind, quindi c'è stato un periodo nel quale l'anno scorso decisi di fare un gruppetto di persone da seguire proprio personalmente, quindi abbiamo fatto degli incontri, 4 incontri abbiamo fatto, poi ne sono andati molti di più, dove loro li ho seguiti praticamente passo passo, e non soltanto li ho seguiti passo passo, ma ho portato anche capitali per finanziare le loro operazioni. Loro sono il nucleo che creerà poi Network. Network sarà, diciamo, il primo franchising di investitori immobiliari, quindi c'è tutto un progetto molto interessante. Lei e altre due persone, adesso ne parleremo anche di loro, però comunque stiamo facendo sia su Roma che nelle altre città operazioni. Lei è esperta in frazionamenti, tant'è vero che sta facendo un'operazione a Roma, abbiamo acquistato una parte di un immobile e l'abbiamo trasformato in un quadrilocale ed un trilocale, era un alloggio unico, l'abbiamo frazionato, penso che tra un mesetto ci verrà consegnato, siamo in zona Trionfale a Roma, è stato comprato ad un prezzo corretto, i margini sono buoni e vedremo quelli che saranno i risultati che riusciremo a portare. Questa è un'operazione che è stata fatta per il progetto Futuro Network e diciamo è stata finanziata dalla raccolta crowdfunding Investi con me che ho fatto a maggio di quest'anno. L'anno prossimo ne faremo una molto, molto più grande per finanziare il progetto e farlo crescere. Poi andiamo avanti. Mattia Gatti, molti magari già lo conosceranno, mio figlio, perché lui fa anche video. Adesso è un periodo che mi sta dando più una mano a montare i miei e a sviluppare altre cose. È un po' indietro, però è una persona che fa anche video e quindi chi è all'interno di questo settore probabilmente magari lo conosce. Lui parlerà di alcune situazioni che ha vissuto in questo percorso di Specchio Dinamica, il supporto che sta dando, le operazioni, insomma ci sono delle cose che potrebbero essere utili. Aspettate che stacco WhatsApp, se no c'è massacra di notifiche. Potrebbe essere utile per le persone che hanno intenzione di iniziare a fare questo percorso da investitori immobiliari, quindi le cose da evitare, le cose che funzionano e tutto quanto. Poi abbiamo, parlerò io poi dello sviluppo della community, ci sono delle novità molto importanti che queste condividerò al momento
dell'evento. Nessuno della community sa nulla, quindi non posso spoilerare in questa diretta quello che saranno queste novità, ma ci sono delle novità che riguarderanno in primis la community, ma anche poi tutti gli addetti ai lavori degli investimenti immobiliari, perché stiamo creando una cosa che sarà utile per molti. Quindi ne parlerò lì e parlerò anche di quello che sarà lo sviluppo e l'evoluzione della nostra realtà. Poi abbiamo un caro amico che è Sergio Bianco. Sergio Bianco è la persona che ha creato da sempre i loghi delle mie aziende, che ha creato il nome Specchio Dinamica, che ha creato il marchio Giuseppe Gatti e tutto quanto. Ed è una persona molto particolare, perché quando parla ti racconta i loghi e i marchi in un modo straordinario, cioè come se fossero vivi, e ci sono dei significati profondi in tutte le cose che sono state fatte da parte sua. E quindi gli ho chiesto di essere sul palco, perché molte persone mi dicono: ma cosa significa Specchio Dinamica? Ma da dove arriva questo nome? Ma quali sono i valori? Allora ho detto: Sergio, ti andrebbe di venire sul palco e spiegare un attimo a tutte le persone quello che sono diciamo i contenuti, come hai creato questo marchio e cosa c'è dietro, perché vi posso garantire che dietro c'è un mondo. Sergio è una persona che ha scritto anche un libro molto bello che si chiama I codici della logogenesi, e ha coniato proprio questa parola logogenesi. E per chi è un grafico, per chi ha la passione perlomeno di quello che sono i loghi, di quello che sono queste cose, vi consiglio di seguirlo, perché insomma è un personaggio veramente che merita l'attenzione di chi è interessato a questi argomenti. Poi abbiamo Remo Congiu, un altro amico, lui è sardo ed è esperto di saldo e stralcio, una persona proprio sul pezzo per il saldo e stralcio, perché ci sono persone come me che magari ne ho fatti alcuni nel corso degli anni, però non è il mio core business, non è il settore che amo più di tutti. È una parte che mi piace, sì, però diciamo che adesso sono passati quasi un anno e mezzo, forse due, dall'ultimo stralcio che ho fatto. In passato ne facevo di più, poi ho abbandonato un po', perché per come lavoro io preferisco una modalità operativa che mi dia continuità. Lì spesso abortivano come trattative, c'era un sacco di tempo, di impegno, e poi magari non si andava a buon fine. Lui invece su questo è molto molto bravo e riesce a ottenere grandi risultati. Quindi gli ho chiesto di essere sul palco e di parlarci un po' di saldo e stralcio, quindi anche lì avremo delle informazioni importanti. Poi abbiamo Fabio La Monaca è un impresario, quindi ci parlerà non di ristrutturazioni ma di operazioni, perché si è avvicinato alla nostra realtà, è entrato nella community, ha fatto una prima operazione, poi una seconda, poi una terza. Fabio è stato molto molto bravo, ha fatto una prima operazione, se l'è cercata abbastanza difficile, è riuscito a fare una cessione di preliminare con la ristrutturazione e tutto quanto, gli è andata benissimo. Ha avuto un po' di difficoltà perché l'agente immobiliare non era molto preparato su come gestire la cosa, però essendo all'interno della community gli abbiamo dato tutti quanti supporto, e lui in un anno ha fatto 3 operazioni, ha fatto numeri molto importanti, quindi ci parlerà un po' delle sue operazioni immobiliari. Poi abbiamo Claudia Nardone, Claudia è pugliese, si occupa di home staging e quindi ci farà vedere quali sono le potenzialità dell'home staging, ci farà vedere delle case history, ci darà delle indicazioni su come possiamo allestire i nostri alloggi per venderli molto meglio. Quindi Claudia ci parlerà proprio di home staging. Poi abbiamo Filippo Torre. Filippo è un'altra persona del mastermind, come Erika e Mattia, sono le 3 che ho seguito in questo percorso. Filippo è un esperto di affitti brevi, lui ha una società a Bologna che fa affitti brevi, quindi ha immobili di proprietà, un po' tipo Andrea Vendola, però lui proprio affitti brevi, non soltanto studenti, anzi Filippo ha iniziato anche adesso a seguire situazioni con studenti, perché prevalentemente hanno soltanto affitti brevi, ha una società che fa questo, la sta automatizzando quasi al 100% per dedicarsi alle operazioni di investimento immobiliare, perché gli piace anche fare trading. Quindi è una persona, diciamo, che crede molto nel progetto. Io sono molto vicino a Filippo proprio per questo, perché oltre che ci troviamo bene, se avete visto il vlog che ho pubblicato ieri, siamo io e lui a Bologna, ha trovato una bella operazione, abbiamo acquistato un immobile, sempre con il crowdfunding. Lui farà parte naturalmente del progetto, fa parte, è uno dei founder di Netiquark, e stiamo sviluppando questo progetto. Loro sono lui, Erika e Mattia sono, diciamo, le persone che stanno testando, se possiamo dire, la fase beta di Netiquark, per poi fare uno sviluppo del franchising molto importante. Da una parte faremo un'altra raccolta crowdfunding molto più grande, penso per 10, la prima l'abbiamo fatta da 1,2 milioni, la prossima la faremo da 12 milioni, e finanzieremo tutte le operazioni. Ci sarà una crescita
Molto interessante. Filippo, parlerà di un argomento che non so se diversificare, credo che sia, quindi come investire in modo diverso. Ha cambiato 2 o 3 volte il titolo, quindi sicuramente ci darà contenuti interessanti. Ora non so qual è l'ultimo titolo che ha deciso di usare sul palco, anche lui la prima volta che è sul palco. Quindi immaginatevi tutte queste persone, a parte qualcuno, che si stanno leggendo i libri di public speaking, sono in ansia perché dicono adesso cosa devo dire, come mi devo muovere sul palco. Quindi ci sarà un'energia, un'adrenalina molto forte. Ora non vedo l'ora di partecipare, di vedere che cosa accadrà e come saranno le evoluzioni di tutto. Poi abbiamo, dopo Filippo, abbiamo Marco Zoppi. Marco Zoppi è un esperto di trust immobiliare, argomento poco conosciuto ma molto interessante. Lui ha una società in Svizzera, Global Capital, e ci parlerà di trust immobiliare. Ha già fatto, come tutti gli altri, delle call all'interno del gruppo, ma in questo caso sarà sul palco, quindi parlerà, spiegherà come funziona il trust, quali sono i vantaggi, quali sono le cose da evitare. Insomma, credo un argomento molto interessante e poco conosciuto qui in Italia, quindi potrebbe essere molto utile. Poi abbiamo Francesca Sofia, che è una cara amica, lei è una ricercatrice scientifica, sta portando avanti una raccolta fondi ed un progetto per la ricerca e la cura di una malattia molto rara che purtroppo ha colpito sua figlia, e quindi lei si sta prodigando, è stata persino a fare uno speech al Parlamento europeo, insomma, sarà lì da noi a raccontarci un po' questo progetto e a sensibilizzare un attimo le persone per una raccolta fondi. Noi comunque anche come Specchio Dinamica faremo la nostra parte su questo, naturalmente, e quindi mi fa piacere portare lei per far capire alle persone, insomma, che siamo tanto fortunati quando stiamo bene, e bisognerebbe dedicare un pochino più di tempo a chi sta meno bene di noi e cercare di supportare per quanto possiamo. Insomma, può essere magari con una donazione o soltanto dando delle competenze, aiuto, supporto. Insomma, se ci possiamo dare una mano anche in questo, credo sia una cosa molto, molto positiva. Allora, Beppe dice: ci sarà il video dell'evento per noi Specchio Dinamici senza biglietto. Beppe, sicuramente registriamo tutto, poi decideremo un attimo quale sarà la modalità per. Come vedete, anche Beppe, che fa parte di Specchio Dinamica, non è riuscito a partecipare. Questo è stato un errore mio, ma ragazzi, credetemi, è la prima volta che organizzo una cosa del genere. Abbiamo fatto una fatica tremenda e abbiamo fatto degli errori, perché purtroppo quando fai sbagli. L'anno prossimo sicuramente daremo voce a molte più persone, perché adesso vi sto parlando di alcune delle persone dentro la community, ma ce ne sono tantissime altre che avrei voluto far parlare, però purtroppo abbiamo una giornata soltanto. Già così abbiamo messo 22 speaker, figuratevi se avessimo dato voce a più persone. L'anno prossimo però faremo 2/3 giorni e sarà veramente un evento straordinario. Quindi Beppe, l'anno prossimo avrai un posto in prima fila sicuramente. Allora Robertina dice: ciao Giuseppe, è un incanto ascoltarti, grazie Roby. Roby è un amico, è stato anche mio socio, siamo stati soci anni fa con Roby, poi abbiamo preso strade diverse, ma insomma ho molto rispetto nei suoi confronti, insomma, anzi vediamoci, poi Roby ci prendiamo un caffè che mi fa piacere incontrarti. Allora, andando avanti, abbiamo detto, eravamo arrivati a Marco Zoppi, Trust Immobiliare, Francesca Sofia, la parte di associazione benefica, poi abbiamo Francesco Zeni. Francesco, magari qualcuno di voi lo conosce perché ha un franchising che si chiama Stanza Semplice. Lui si occupa di sublocazioni a studenti in maniera proprio scalabile, ha un franchising, ci sono molte persone, credo che abbia qualche decina di affiliati in giro per l'Italia e nella nostra community, quindi ho chiesto a Francesco di venire sul palco, di parlarci di quello che è il potenziale di questo tipo di attività, come ci si muove, quali sono le cose da fare, quello da non fare. Insomma, ho chiesto a tutti quanti gli speaker di dare contenuti di valore per la platea, quindi zero parte commerciale, solo contenuti di valore per tutti quanti. Poi naturalmente ci sarà nel foyer dell'albergo, dove faremo la parte, diciamo, dei 2 coffee break e del pranzo. Faremo un pranzo a buffet, naturalmente non ci sediamo, uno perché siamo in tanti, due perché almeno ci si può relazionare. Ci saranno degli sponsor, dove ci saranno questi spazi, lì ci sarà la parte commerciale, quindi Francesco come Stanza Semplice avrà una postazione, Marco Zoppi come Global Capital avrà una postazione, insomma ci sarà Realistico, che qualcuno di voi degli addetti ai lavori lo conosce, sono quelli che hanno quei visori che permettono di poter
vendere molto più facilmente gli immobili, facendo vedere alle persone quello che sarà poi l'evoluzione finita. Insomma, ci sono delle realtà molto interessanti. Abbiamo come sponsor Walians, che è la piattaforma di crowdfunding dove ho fatto la raccolta. Avremo Housers, che è un'altra piattaforma di crowdfunding. Avremo il gruppo di WF, sono dei legali di matrice inglese che operano in 16 paesi nel mondo e loro sono proprio nostri partner. Chi è in Specchio Dinamica ha la possibilità di avere accesso con una scontistica altissima e la possibilità di avere l'assistenza del team, diciamo, che si occupa di diritto immobiliare. Loro fanno, seguono SGR, fondi di investimento, quindi abbiamo un supporto di altissimo livello. Uno di loro, una figura junior, è dentro la community. Noi da dentro possiamo dire: ho bisogno di un preliminare. Lui ci fa subito fare il preventivo. Se ci va bene, abbiamo una scontistica naturalmente molto forte e possiamo procedere con l'assistenza, ma un'assistenza che le persone, tra virgolette, normali non potrebbero avere, perché un investitore singolo ad un gruppo così non riesce assolutamente ad avvicinarsi, perché hanno dei costi e degli impianti, anche soltanto di contratti, molto importanti. Invece chi è dentro la community può usufruire di un servizio di altissimo livello ad un prezzo molto molto contenuto. Quindi anche il gruppo di WF sarà tra gli sponsor nel foyer dell'albergo. Andando avanti, Luca Ferrini. Luca sicuramente in molti lo conoscerete. Luca è un commercialista che fa un sacco di video, bravissimo, grandissimo comunicatore, anche lui caro amico, e dall'inizio all'interno di Specchio Dinamica ha sempre dato supporto. Lui è il commercialista di Specchio Dinamica, quindi sarà sul palco per parlare di tassazione di immobili. Quindi è una parte molto importante, si parlerà della tassazione sulla cessione del preliminare, insomma un sacco tutta la parte fiscale di un investitore immobiliare come persona fisica, come società. Insomma, ci sarà veramente molto interesse per lo speech che verrà fatto da Luca. Poi abbiamo Stefania Agnelsi. Stefania è un avvocato, ha scritto un libro che ha funzionato molto bene. Scusate. Allora, tanto parte la telefonata. Con il Mac suona tutto, quando parte l'iPhone si accende tutto quello che è iPad, iPhone, tutto quanto. Allora, stavo dicendo, Stefania è un avvocato specializzata nel comparto affitti, quindi lei si occupa di diritto immobiliare, ma soprattutto nell'affitto sicuro, rischio zero. Ha scritto, come dicevo, un libro e ci parlerà di quello che sono, diciamo, le metodologie, le tecniche per poter affittare un immobile rischiando il meno possibile, portando quasi a zero il rischio di avere un inquilino all'interno del proprio immobile. Materia ritengo molto interessante, perché tanti investitori immobiliari mettono a reddito gli immobili e conoscere queste tecniche sicuramente è importante. Poi abbiamo un altro amico che è Diego Antonini, lui è anche lui un avvocato di Roma, si occupa di diritto immobiliare e in questa veste ci parlerà del regolamento di condominio e i vincoli della proprietà privata, perché ci sono delle cose che le persone non conoscono, ma diciamo anche investitori immobiliari spesso non sanno che determinate tipologie di regolamento possono essere modificate, altre no, possono creare. Io per esempio sto vivendo oggi una causa per un frazionamento che feci parecchi anni fa e andai a frazionare degli immobili contro il regolamento di condominio, ma a quel tempo non avevo queste conoscenze e feci questo frazionamento in buona fede, portando in comune, ok, tutto a posto, va bene. Invece il regolamento vietava il frazionamento di più unità all'interno di quello stabile. Il comune non mi ha detto nulla, perché naturalmente per il comune, quando ci sono apporti illuminanti, caratteristiche, ok, va benissimo, pratica fatta, tutto quanto. Nel momento in cui è uscita la cosa, io avevo già frazionato e da lì è nata una causa. Per carità, pertanto che potessi essere in buona fede, comunque ho violato il regolamento di condominio. E sono situazioni che poi ti trovi ad affrontare nel tempo. Diego mi sta supportando in questo tipo di causa. E gli ho chiesto di venire a parlare sul palco e spiegare molto bene queste parti legate ai regolamenti di condominio, perché è utile. Cioè, io ci sono passato, sto subendo nelle cause, ma questa informazione, se la passiamo nella community, le persone che si troveranno domani a vivere questa situazione non ci cadranno più, e questo è un valore aggiunto veramente molto importante, perché dagli errori si può veramente ottenere delle informazioni che ti fanno evitare di cadere nella stessa situazione, e così si impara tutti quanti. Fabrizio dice: solo una curiosità, ma non hai paura che questa crescita di informazioni e dare possibilità a tutti di operare nel tuo settore possa portare ad una sorta di saturazione? Assolutamente no, Fabrizio. Secondo me, allora, il mercato è talmente vasto, è talmente grande che
ha bisogno di persone che si muovano in questa direzione. Poi, per carità, ci sono quelli più bravi e quelli meno bravi, ma un mercato ha bisogno di essere alimentato e più operatori ci sono, più il mercato funziona. Poi ci sono persone che magari, ti faccio degli esempi, ci sono delle persone che si occupano prevalentemente di recupero di sottotetto, ci sono persone che magari fanno determinate tipologie di immobili, altri non le fanno, c'è chi ama i piani terra, c'è chi non li fa i piani terra, c'è chi è bravissimo col saldo e stralcio, chi fa la cessione del credito, ognuno ha la sua nicchia. E poi l'alimentare questo mercato lo vedo come un dato molto positivo, perché alla fine noi rimoderniamo gli immobili esistenti, perlomeno noi come community, Specchio Dinamica abbiamo degli obiettivi, dei valori molto precisi, quindi ci muoviamo in una direzione etica. È stato cementificato persino troppo, noi andiamo a riqualificare quello che è sul territorio. In più, dall'anno prossimo inizieremo anche a costruire qualcosa di nuovo, ma lo faremo a impatto zero, quindi abbiamo una propensione verso il green molto forte. Quindi ritengo che più persone siano avvicinate a questo settore e più persone riescano a partecipare per investimenti immobiliari, per miglioramento di quello che è il tessuto, diciamo, immobiliare, tutto quanto, è una cosa molto positiva. Anzi, più gente c'è, più possiamo fare cose importanti. E poi, dopo tutto, il numero degli immobili che ci sono sul territorio italiano è strepitoso, cioè gigantesco. Per tanti operatori che ci vogliamo mettere sul mercato, sicuramente non saranno mai sufficienti per gestire ma neanche un decimo di quello che è il patrimonio immobiliare italiano. Quindi c'è veramente spazio per tutti. Bisogna iniziare a capire che nel settore che operi, se ci sono molte persone, perché non puoi monopolizzare un settore, cioè, non esiste più. Oggi, grazie a internet, si stanno abbattendo questi concetti. Cioè, più persone ci sono, come tu immaginati le pizzerie, non è che quante pizzerie ci sono e quante ne continuano ad aprire, eppure c'è spazio per tutti. Quanti bar ci sono, quanti ne aprono, c'è spazio per tutti. Poi ci sono quelli più bravi, quelli meno bravi, quelli che non sono capaci chiudono, però c'è un mercato per questo e il mercato viene alimentato dagli operatori. Più ce ne sono, più il mercato funziona. Quindi io sono ben contento che si continui a crescere, ci siano persone interessate a questo settore. Poi abbiamo ancora Diego Antonini, ve l'ho detto, Adolfo Laiara. Adolfo è un'altra persona che è arrivata tra i primi all'interno di Specchio Dinamica e ci parlerà delle sue esperienze, perché poi il bello è questo, cioè non serve soltanto il professionista super preparato come potrebbe essere Ferrini, che ok, lui ti parla esattamente della fiscalità sulla cessione preliminare, devi fare questo, quello, ok. Però secondo me sono molto importanti anche le persone come Max Basso, come Adolfo Laiara, come persone che ti raccontano quello che sono state le loro esperienze. Questo porta un valore, secondo il mio punto di vista, enorme nella community, perché ti raccontano le paure che hanno avuto, ti raccontano le ansie, ti raccontano le difficoltà, magari anche a livello familiare, ho provato a fare questo investimento, ho avuto queste cose. Cioè, ci sono situazioni che secondo me arricchiscono chi è in sala. Questo è un pochino il quadro di quello che sarà il tutto. Ho fatto 42 minuti di chiacchierata, sono molto contento di aver fatto questa chiacchierata con voi, pensavo di fare qualcosa in 15 minuti, invece insomma quando mi faccio prendere dalle cose che mi piacciono il tempo vola, sono nel flusso come si dice. Bene, io vi saluto, ci tenevo a illustrarvi un pochino quello che sarà, questa è una parte ma sarà sicuramente molto di più perché faremo una giornata intera. Adesso vi taggo nel copy tutte le persone, tutti gli speaker, così se avete voglia dategli un'occhiata alle loro pagine, chi sono, cosa fanno, perché comunque ritengo che ne valga la pena. Bene, vi saluto, vi auguro una buona giornata a tutti quanti. A presto, ciao!